iniziato a giocare così per caso, avvicinandomi poche volte al gioco d'azzardo. Più slot machine erano all'inizio. All'inizio erano pochi soldi, qualche euro, il resto del caffè. E man mano più andavo avanti, più giocavo e non me ne accorgevo. Sono andato avanti così per 2 anni circa, cifre piccole, 2-3 euro. Dopo lungo andare erano anche 50, 100. Mi ricordo in particolare un periodo, l'ultimo periodo, che uscivo verso le 8 dopo cena e andavo nei bar a giocare, cambiavo soldi e dalle 8 alle 3 facevo di gioco finché non chiudeva il bar. E tornavo che ero sempre arrabbiato. Un ragazzo che vive con me era già un po' che mi diceva che giocava e non giocava e veniva a casa triste, pensieroso, sempre per quel gioco lì. Avevo da parte dei soldi, dovevo pagare un piccolo affitto, ma non l'ho più, ho smesso di pagarlo dopo, anche a lungo andare, per circa un anno e mezzo. Passava più il tempo, passava e non proprio giocavo tutto, anche gratta e vinci, 10 e l'8. Si vinceva, però dopo un'ora le ributtavo dentro tutti. Una sera è venuto a casa, si è sfogato con me, gli ho detto domani mattina vieni con me. E il giorno dopo, al mattino, l'ho portato al CERT. Gli ho chiesto se mi dava una mano, mi ha portato al CERT. Gli ho fatto fare un colloquio con una persona e da lì ha preso via il suo cammino per uscire da quel vizio lì. Appunto nel primo colloquio, assolutamente è un colloquio di accoglienza, in cui si cerca di raccogliere tutte le informazioni necessarie. Si cominciano a raccogliere informazioni attraverso la somministrazione di questionari atti a valutare il livello di dipendenza da gioco, quella che è la gravità della situazione e anche a valutare dal punto di vista psichico come funziona la persona, perché non tutti i giocatori sono uguali. Sono andato bene per un po', però dopo ci sono ricaduto 2-3 volte ancora. È vero che il CERT lavora sulla dipendenza, ma lavora in concerto con altri servizi laddove è necessario, per esempio il CPS. Se è un disturbo psichico significativo, qui si entra in gioco anche il CPS. Però ho visto che è un lavoro molto impegnativo e se attorno non hai persone che possono condividere il tuo malessere non ci riesci. Il controllo economico è il primo intervento che è necessario attuare sul giocatore. Quindi se c'è una conflittualità con la famiglia, e a volte è frequente, questa situazione può succedere, c'è anche la necessità di individuare in accordo con la famiglia e con il giocatore una figura di riferimento significativa a cui affidare questo controllo. E allora lì mi hanno proposto se volevo andare in una comunità. Residenzialità breve, per esempio al presidio di Rivolta Data, dove fanno degli interventi mirati, specifici. Ci ho provato, sono andato, è andata bene un mese, sono stato là. Quando è che ti sei accorto invece che ne eri uscito? Ma me ne sono accorto che non ci pensavo più, forse che mi sono impegnato a fare altre cose. Altri tipo sport, stare con gli amici e lì mi hanno aiutato tanto i miei amici e il mio amico in particolare. Non mi davano più soldi in mano, non più grosse cifre. Pian pianino sono riuscito a dimenticare, quindi si può benissimo giocare senza soldi e stare in compagnia fa bene. E penso di essergli stato vicino, gli sono ancora vicino, però adesso non gioca più, non ha più neanche il desiderio. Adesso fa altre cose che lo tengono impegnato. Mi sono improvvisato intervistatore per questo documentario voluto dal Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali per la campagna di prevenzione Slegami dal Gioco. Sentiamo cosa ci dicono gli amministratori durante la serata dello spettacolo Gran Casinò. Cosa ne pensi del gioco d'azzardo?
Credo che sia una cosa estremamente negativa e che comunque sia una fuga dalla realtà per chi lo utilizza, per chi ne fa uso tutti i giorni, è comunque qualcosa di sicuramente non positivo. Penso che sempre più giovani si avvicinano al gioco? Temo proprio di sì. Cosa possono fare le amministrazioni per contrastare il gioco d'azzardo? Possono fare tante cose, educare i giovani nella scuola, eccetera, anche con dei giochi matematici, per far capire che non ci sono probabilità di vittoria, ma è solo una sconfitta. E questo è un primo aspetto. Una cosa che noi abbiamo fatto è stato quello di dare degli incentivi in termini di sconto sulla tassa dei rifiuti agli esercizi come bar, ristoranti, che rifiutano di mettere queste macchinette, che sono per loro un grosso incentivo economico. E quindi noi cerchiamo di riconoscere questo loro sforzo di rinunciare a un facile guadagno che però mette in difficoltà persone e famiglie, con uno sconto, un'agevolazione, un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale. Cosa si aspetta dopo questo incontro sul gioco d'azzardo? E sicuramente un'accentuazione della sensibilità verso la cittadinanza per i problemi che ci sono. Quindi speriamo che questa iniziativa possa lasciare segno rispetto a questi temi e sensibilizzare un attimino che è una patologia e quindi va trattata come tale. Grazie. Prego. Buonasera. Dalle Alpi alla Sicilia sono 49 i clan di Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita e Cosa Nostra che gestiscono il gioco d'azzardo illegale e quello legale. Gran Casinò, il teatro si fa denuncia in scena Fabrizio De Giovanni, unico attore che si rivolge direttamente al pubblico in maniera autorevole, dura e documentata, racconta nello spettacolo cosa è successo da quando il gioco è diventato monopolio di Stato. Tutti gli schieramenti politici, in un modo o nell'altro, lo hanno alimentato. Oltre alla mia testimonianza, ho trovato anche un'altra persona in forma anonima che ha voluto dire un po' la sua esperienza. Certo, non è facile uscire dal gioco, però è facile entrarci. Entro in questo tabacchino qua fuori, mi giro e vedo delle macchinette come quelle là. Ho detto vicino al proprietario: Andrea, cosa sono queste cose? Dice: queste sono slot machine. E cosa serve? Si gioca. Preso 2 euro, l'ho messo dentro, mi hanno fatto vedere lui che non le sapevo usare, non sapevo fare niente. L'ho messa dentro, ho iniziato ad usarle e ho vinto 40 euro. Le ho tirate giù, nella mia testa, le giuro, guardi, è scattato, dico, se io faccio 40 e 40 e 40 e 40, raccimolo i miei soldi. Così è iniziata la tragedia più brutta della mia vita, perché ho iniziato a perdere, perché si perdeva sempre la bicina là. Sì, magari una volta lei riusciva a scaricare 100 euro, ma tutto il resto se li mangiava lei, tutto il resto li prendevano sempre loro, no? Veniva il rimorso di dire cosa ho combinato, cosa ho fatto, ma perché, non perché, però era più forte. Ci dovevo andare. A un certo punto se ne sono accorte le mie figlie. Se vuole la chiamo, una sta qua. Se ne sono accorte le mie figlie e hanno iniziato a tallonarmi, hanno iniziato a corrermi dietro. Mio marito allora era più giovane, adesso ha 83 anni. Con un sorriso smagliante, con un fare euforico: Marci, sai, sono andata a giocare alle macchinette. Io che già sapevo, perché ho anche lavorato al bar, e quindi l'ho guardata un attimo a bocca aperta, sono rimasta, però pensate, mia mamma può capitare, ha un carattere forte, conoscendola, va bene, non è successo niente, invece no, la cosa ha continuato e per poter fare quella cosa si allontanava da tutto e tutti. Collaborazione con la famiglia, che preveda un controllo economico. Poi mi hanno bloccato tutto, mi hanno bloccato il bancomat, mi hanno bloccato i soldi, ma io riuscivo sempre a farli. Mio marito me li davano. Questa è la cattiveria più brutta della situazione. Ci sono state solamente in tutto questo che c'è, solo 2 persone che non me le hanno dati. Ma quando si cade in quella trappola non ci si rende conto che tu lì gli stai dando qualcosa che a te serve. Se necessario la nomina dell'amministratore di sostegno, in alcuni casi, ci tengo a dirlo, è una semi-residenzialità.
così è andata avanti fino a quando poi mi hanno messa in questa casa, in questa clinica a Crema. Quindi arrivato a un certo punto, poi stando in questa clinica, hanno fatto di tutto, per carità, io gli darò sempre le mie lodi e i benemeriti per quello che fanno, perché sono persone proprio particolari, si dedicano a salvare proprio la gente. Capisce? Nonostante tutto quello che io avevo fatto, io qualche volta ci sono pure ricaduta dentro. Ringrazio Dio, l'aiuto e tutto, ma c'è stata anche una forte volontà da parte mia. Ne sono venuta fuori. Credo oggi che l'importante sia che tu chieda aiuto, perché se chiedi aiuto puoi risanarti. Grazie prima all'atteggiamento quasi rassegnato del giocatore, che nella fase della disperazione si trova motivato a dire aiutatemi. E la collaborazione della famiglia possono portare a dei risultati. Cosa ne pensa del gioco d'azzardo? Il gioco d'azzardo secondo me è una delle patologie molto gravi che ci sono adesso, che però non emergono in modo particolare, viene messo tutto sotto terra. Come si può rimediare? Facendo una politica di prevenzione, di informazione. Cosa ne pensa del gioco d'azzardo? Ma io sono contrario al massimo al gioco d'azzardo in tutte le sue caratteristiche, dal gratevinci a la zona, purtroppo si vedono certe realtà dove ci sono proprio gente che sta ore e ore. Sono più i giovani sono che giocano e persone anziane? No, secondo me non c'è un'età, anzi c'è uno stato di fragilità secondo me che può esserci a 20 anni o a 50. Purtroppo, come diceva Franco, il fatto che in paesi piccoli sorgano 3 sale per il gioco d'azzardo va da sé che non è un buon segno e la gente ci va. E poi un altro aspetto negativo è che lo Stato e anche Regione Lombardia ci ha messo del suo, perché quando qualche anno fa ha finanziato i bandi per aprire poi le sale da gioco, ma banalmente basta pensare alle tombolate o alle briscole che si fanno nei centri anziani, quando si vede che la gente poi ha una sorta di ansia per vincere a tutti i costi, già lì c'è un segnale che c'è qualcosa che non va, che non quadra. Progetti come questi fanno capire alla gente che ci sono posti a cui rivolgersi per essere aiutati. Il problema è che non vengono, a meno che non siano già, abbiano già superato una soglia tale per cui siamo già al crollo completo. Le strutture, secondo me, ripeto, a livello di servizi sociali ci sono. Cosa ne pensa del gioco d'azzardo? Che il gioco è bello quando è consapevole. Ci sono tanti giovani della tua età anche che giocano, cosa gli diresti? Di stare molto attenti a quello che fanno, perché potrebbe essere un gioco con una doppia lama. Io non gioco, sono assolutamente contrario, perché sono anche in una campagna contro la mafia e ritengo che anche il gioco d'azzardo faccia parte della mafia. Questa è l'ultima serata di proiezioni, ma sicuramente non smetteremo qua. Continuerete a sentire parlare del consorzio, dei comuni che in qualche modo cercheranno comunque di impegnarsi per contrastare la diffusione del gioco patologico. 5 anni fa mia moglie e mia figlia sono andati via da me per venire in questa città. E sono 5 anni che dormo in macchina. Mi dai 250 euro, che dici? Allora, quando mi dai? Ascolta, io ho fatto i conti, te li posso restituire dopo. No, no, a me non mi frega niente. Intanto è inutile che insisti, io... No, a me me li devi dare, soldi. No, a me me li devi dare. È iniziato che avevo buttato 1000 lire in una macchinetta una quindicina d'anni fa. È successo che domani mattina mi arriva il formaggio e io devo per forza... Mi mancano quei soldi che ti ho chiesto. Con quei soldini che prende, lui deve pagare carico di formaggio, ma non è vero, piglia il sobrio 16 euro. Mi stai prendendo in giro, ho bisogno io, non riesco ad aiutare a te, a me che mi aiuti.
Abbiamo cercato anche dei bar che sono senza slot machine, per scelta. Sì, è una scelta che ho deciso io quando ho preso il bar di non tenerle, perché non mi sembrava corretto di tenere le macchinette, perché ho visto tantissime situazioni dove di gente, quelli che giocavano tantissimo e poi diciamo che poi si rovinavano quel gioco, e a me queste cose non piace vederle, poi soprattutto se il bar è mio non piace vederlo nel mio bar. Tutto qui. Questo fenomeno riteniamo che sia importante da trattare sul nostro territorio, perché diverse sono le situazioni con familiari con questo problema, ma si necessita di un'attenzione soprattutto culturale da parte della comunità su questa tematica, perché riteniamo che solo attraverso un lavoro di rete e di sinergia, attraverso il coinvolgimento dei singoli cittadini, delle amministrazioni e delle associazioni di volontariato, si possa sensibilizzare rispetto al dilagare di questo fenomeno. Con le scuole abbiamo lavorato con questo bando di concorso attraverso l'utilizzo anche di tecniche espressive diverse e siamo riusciti a coinvolgere i giovani delle scuole superiori del nostro territorio. Volevo raccontare una storia, che anche mio papà prima giocava a macchinette, però se vede mia mamma litigano, poi io ho paura che loro litigano. Le macchinette al bar mi fanno guadagnare, sì, però la cosa che non mi piace fa sentire male alla famiglia. Quel cliente mi ha raccontato che continuavo a giocare le macchinette dalla mattina fino a sera, poi hanno perso soldi e anche la famiglia. Quel cliente lo conosco, veniva sempre alla mia bar, era simpatico. Io pensavo sempre, se non era così, ha una bella famiglia, può essere anche mio nonno. Lo slogan che abbiamo utilizzato per il nostro cartellone è stato smettere e vincere, perché la vera vincita è quando smetti. Invece nel cartellone del nostro compagno Jason abbiamo ritagliato delle lettere dal giornale e abbiamo creato varie parole tipo gioco, indipendenza, altre parole che adesso non mi ricordo e basta. Avevo disegnato un computer. C'è una persona che gioca a computer, che stava sempre a casa. Ho fatto una differenza, che una che stava giocando fuori e lui stava dentro continuare a giocare a computer, diverso colore. E fuori era colorata e dentro era nero, così. Si vede la differenza. Io personalmente non ho mai avuto a che fare con il gioco d'azzardo, perché nessuno della mia famiglia fortunatamente non ci gioca, però ho letto in giro sui giornali che stanno veramente male le persone che ci giocano. Quindi io consiglierei di non giocarci affatto e di lasciar perdere tutto questo che ha a che fare con questo gioco brutto. Si vince quando non si gioca e si è più felici.